Salve, sono Francesco. Oggi parliamo di un nuovo argomento ancora, dopo le cannucce col cucchiaino, parliamo dei pannolini. Ero un bambino appena nato e sono nato a Praia a Mare, in provincia di Cosenza. Nacqui a Praia a Mare e mamma glielo insegnò mia nonna materna, ingegnere elettronica Antonietta Miele. Tagliava, non esistevano i pannolini, questa qua è mia nonna, la mamma di mia mamma. E mamma da giovane, ve la faccio vedere, eccola qua, mia mamma da giovane, maestra Geppina Morgillo, tagliava delle stoffe di cotone che li tagliava a mo' di pannolini, li tagliava con le forbici e li usava al posto dei pannolini perché non esistevano. Mamma, io sono cresciuto, ho fatto 3-4 anni e mi trovavo a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Mi trovavo a San Felice a Cancello e stavo con mio nonno, materno, ingegnere meccanico Francesco Morgillo, a casa dei miei nonni nel mentre si erano spostati di casa per il fatto del terremoto. Questa è mia nonna, ve l'ho fatta rivedere. Stavo a casa dei miei nonni e mi venne in mente di inventare i pannolini. Ne parlai con mio nonno e mi venne in mente di inventare i pannolini. Mio nonno ne parlò con la prima moglie, la dottoressa Bayer, la proprietaria della Bayer AG, proprietaria azienda tedesca, che nel mentre si era fatta suora. Sfuggì dalla guerra, se vedete i miei video ve lo racconto, perché gli uccisero il figlio della dottoressa Bayer con mio nonno. Si fece suora, però stava in contatto con mio nonno, cioè ogni tanto si telefonavano. Parlò con mio nonno e inventarono i pannolini. I pannolini usa e getta, sarebbe questi qua. L'ho scaricata da internet, una foto di un pannolino e di un altro pannolino, questo qua. No, questi sono i pannolini. Li inventammo, era il 1977. E le aziende leader dei pannolini sono la Chicco, un'azienda che ho creato io da bambino, perché ho inventato il ciuccio, il biberon, il ciuccio da solo, con mio nonno naturalmente, il biberon sempre con mio nonno, la siringa usa e getta, quindi la Pickindoller, che ho inventato con mio nonno e la dottoressa Bayer. Dopo, a quell'età, ho inventato la cioccolata al latte, quindi nacque la Kinder, quindi tante cose inventai. Le aziende leader nel campo dei pannolini sono la Pampers della Procter & Gamble, un'azienda americana di cui ho a che fare io grazie all'aiuto di un amico di mio nonno, il presidente Ronald Reagan, che non ve lo faccio vedere, dovete vederlo su Google. E quindi l'altra azienda leader è la Chicco, che ho a che fare io perché da bambino inventammo queste cose e quindi nacque l'azienda, la Chicco, i passeggini reclinabili, quindi tutte le cose della Chicco. Quindi vi ho detto la storia del pannolino, che è scaduto il brevetto nel 96-97, nel 97-98, questo qua. Oggi ci sono altre aziende, tutte che fanno o capo a me o mi devono qualcosa, nel senso mi devono dire almeno grazie, perché l'ho brevettato io, ero un bambino. Vi saluto, grazie e ci vediamo al prossimo video. Arrivederci.